Allora, Pedulla continua a mandarmi messaggi in codice, devo dare le notizie di mercato. Pedulla, un secondo soltanto, sono lì, per chi ci segue in diretta alle 23:11, stai un attimo tranquillo perché continua a mandare messaggi. Adesso parliamo di tutto. Cosa vuoi parlare? Del Milan, della Juve, del Napoli, dell'Inter, fai quello che Cosa vuoi, voglio parlare? però Non è che sì. un secondo soltanto perché sei troppo carico stasera. Fammi gentilmente salutare Maurizio, che Ciao Alfredo, abbiamo dei ciao. trascorsi che non vedo da una vita. Lo saluto con grande Ciao piacere. No, Alfredo. possiamo toccare un Saluta po' anche le Paparesta, situazioni. sennò. Padula. Salutato prima, ma Paparesta ormai è un abitué, quindi E quindi non lo Paparesta lo vedo salutiamo. sempre, poi mi fa le domande anche pericolose. Ho capito, leggi il messaggio che ti ho mandato, dammi una risposta dopo, che sono una notizia di mercato anche quella, e poi andiamo nei dettagli quando vuoi. No, andiamo subito nei dettagli perché adesso voglio fare, scherzi a parte, una bella panoramica del mercato di gennaio. E allora, seguimi un attimo, facciamo un ragionamento. Il Napoli una punta dovrebbe farla, forse anche un centrocampista. Il Milan deve fare un Vice Biglia, una mezzala e forse anche una punta, perché se giochi a due, Cutrone e Higuaín Sì. non bastano e devi fare delle cessioni. La Juventus avrebbe bisogno di un centrocampista e poi un po' più in basso il Chievo Verona avrebbe Ma guarda, bisogno di un la miracolo. Juve è un centrocampista, Non si credo close che il non sia mercato. una priorità fin quando non capiranno le effettive condizioni di Emre Can, che ha avuto un intervento molto delicato, adesso torna in gruppo, quindi è una cosa che devono valutare dal punto di vista medico per quelle che saranno, perché saranno i riscontri. Se dovesse tornare in strettissimi tempi, 3 settimane, non credo che lui abbia necessità di prendere un centrocampista perché ha un organico completo. Il Milan deve fare due o tre cose. La situazione di Herrera è una situazione da seguire perché è scadenza di contratto con il Porto. La Roma avrebbe voluto la scorsa estate, ci ha provato un paio di settimane fa. In questo momento io credo che anche l'Inter, essendo specializzata a situazione a parametro zero, abbia fatto dei sondaggi negli ultimi 3-4 giorni. L'Inter sta uscendo dai paletti del fair play finanziario. E quindi penso che Herrera, se non rinnoverà, perché il suo presidente ha detto chiede 6 milioni di ingaggio e lui qualche giorno fa ha detto io sono legato al Porto, però si dice sempre così anche quando vuoi andare via, ecco Herrera è un tipo di centrocampista che noi dovremmo tenere in considerazione per il futuro anche per quanto riguarda il discorso Inter. Mi permetti di dire soltanto una cosa, io non è una polemica, però siccome rispetto il lavoro degli altri, avevamo detto determinate cose su Marotta il 2 di ottobre e ho Certo. letto delle dichiarazioni di Branchini, che qualche giorno fa, parlando di Marotta, ha detto mi sembra tutto infondato, non è così, anche Beppe sarebbe dispiaciuto se leggesse una cosa del genere, non capisco queste notizie. Bene, ieri Marotta ha detto l'Inter è possibile, quindi io credo che, virgolettato di Marotta, io credo che comunque vada, di infondato ci fosse poco. Mi dispiace per Branchini. Là, guarda, Dai, mette una scusami, sentenza. dai, dice, no, no, scusami, l'infondato dice, ma se io fossi al posto di Marotta, io credo che lui stia dando fastidio in questo momento, cosa non si capisce, virgolettato di Marotta ieri, l'Inter è possibile. Quindi cosa darebbe fastidio a Marotta? Aspetta quest'ultimo Soltanto spunto. per, Sì, siccome arrivo rispetto subito, Alfredo. Volevo molto. coinvolgere Paparesta, l'ex presidente del Bari. Marotta e l'Inter. Sì, ormai ci stiamo avvicinando sempre più. Per il 2 ottobre ci raccontò anche i dettagli di questa operazione che potrebbe andare a buon fine, ma conviene a qualcuno, conviene ad entrambi, non conviene a nessuno, è troppo presto dopo che hai lasciato la Ma Juventus. guarda, voi l'avete detto già in tempi non sospetti, subito dopo questa rottura con la Juventus. Marotta ha dimostrato negli anni di essere un grandissimo dirigente, forse il miglior dirigente italiano. L'Inter che sta costruendo una struttura societaria con persone che sono già estremamente qualificate e di grande preparazione, ad esempio Ausilio ha fatto un mercato negli ultimi 2 anni che ha rinforzato tantissimo la squadra, quindi credo che un supporto ulteriore per uno sviluppo che non è solo tecnico, ma sarà uno sviluppo a 360 gradi, quindi con un manager come Marotta che possa occuparsi sia della parte tecnica sia di un'organizzazione societaria quale quella dell'Inter che è proiettata con scenari internazionali un po' come la Juventus, credo che possa fare molto molto bene all'Inter e visto che si sono lasciati con la Juventus in maniera diciamo anche meno burrascosa di quanto si potesse pensare, perché non è stata posta neppure una clausola di non concorrenza, quindi il fatto E forse che quello è l'errore. sia stato lasciato Un libero di amministratore poter delegato che passa andare, dalla Juve all'Inter in un mese, Gianluca, non è e questo normale. significa che evidentemente
alla Juventus hanno ritenuto che aveva fatto talmente bene che non era giusto precludergli altri sviluppi in altre società. Stando sull'Inter, Maurizio Ganz, come può una squadra che è sulla cresta dell'onda, sta viaggiando, ha superato la crisi, però poi in una domenica, che tra l'altro è particolare prima della sosta, perché poi lavori male due settimane con i quattro gol subiti a Bergamo, come può in una domenica avere un crollo e tornare indietro di un mese e mezzo? Può succedere, anche perché ha trovato in questo momento anche l'Atalanta che sta andando a mille. Preparato molto bene, se con l'Atalanta non ci sei fisicamente ma mentalmente, va incontro a far brutta figura, specialmente in questo momento positivo. L'Atalanta è veloce, rapida, con un gioco che ti fa male perché è un gioco prettamente d'attacco, un gioco che ti viene a prendere alto, che ti viene a prendere a uomo, e quindi se non sei preparato molto bene va incontro a queste brutte figure, direi. Vedendo la classifica, perché la regia è come sempre puntuale, la Juventus a 34, il Napoli a 28, l'Inter a 25. Non mi date risposte scontate, prima Ganz e poi Paparesta. Vi chiedo solo questa cortesia, possiamo definirlo davvero chiuso? Noi lo stiamo chiudendo dalla prima giornata, però datemi una mano. Maurizio prima, Gianluca per poi. Per me è chiuso. Per te? Per me è chiuso. Sarà, è molto difficile riaprirlo, anche perché la Juventus ha anche lo scontro diretto con Napoli che ha vinto già. Quindi è vero che l'ha giocato in casa. Io mi auguro che ci possa essere, ma non per essere contro la Juventus, ma per vivacizzare un po' questo campionato, che ci possa essere, visto che Ancelotti sta facendo così bene a Napoli, tra l'altro, che ci possa essere anche un riavvicinamento, almeno di qualche punto, per tenere un po' tutti quanti, altrimenti si parlerà solo di Champions League. Tra poco andiamo sul tema Higuain, nel frattempo Ambra Vitiello, che tifoso del Napoli, quando ha visto la classifica e quando ha sentito Ganz, si è un po' depressa. Sei andato in depressione? No, assolutamente no. Ho visto. Non mi scoraggio per così. Puoi vincere il campionato come Napoli? Sì. Possiamo ancora vincerlo, siamo ancora all'inizio, dai. All'inizio, insomma. Siamo positivi. Il Napoli sta facendo bene il campionato, ma il problema non è il Napoli, il problema è la Juventus. Questo è il problema. Quante volte può sbagliare la Juventus? No, ma diciamo che è più facile che possa sbagliare il Napoli che la Juventus. La Juventus ha due squadre, l'ha dimostrato anche se dovesse andare avanti in Champions. Poi il Napoli sabato, quando si è giocato a calcio, ha fatto molta fatica, perché il Genoa comunque ha dimostrato di avere un ritmo con Juric, squadra alta, squadra aggressiva, ti va a pressare, ti prende la palla. Poi però il Napoli ha tirato fuori la classe operaia, che è riuscita nel fango a tirar fuori il meglio, quindi ha portato a casa tre punti fondamentali, ma ha rischiato tanto, cosa che la Juventus sinceramente non ha mai dato la sensazione a San Siro, se non nell'occasione del calcio di rigore. Avvocato Pasini, chi ha bisogno di questo mercato di gennaio? Di più l'Inter, di più il Napoli o, e qui arriviamo al vostro territorio, la Roma? Io credo che nella classifica che hai fatto prima delle società che devono intervenire sul mercato, probabilmente quella che ha più bisogno sia il Milan in questo momento, di tutte quelle che hai nominato, che ora non hai ricitato. Sì. E credo, come ha detto prima Paparesta, giustamente, che il gap tra la Juve e le altre sarebbe auspicabile per dare più interesse al campionato si possa colmare, ma a oggi la realtà dei fatti dice che se anche intervenissero tutte sul mercato in maniera oculata, come faranno anche il Napoli e l'Inter, comunque la Juve ha qualcosa in più che parte proprio da chi l'ha lasciata, cioè Marotta, e da chi ha preceduto Marotta, che è l'organizzazione societaria che l'ha portata oggi ad avere comunque una forza che è superiore nettamente alle altre. Quindi io ho il timore che si vada addirittura verso un ampliamento del gap tra la Juve e le inseguitrici, perché oggi è evidente che il problema è più di chi insegue che loro, perché comunque hanno avuto una programmazione veramente fortissima e quest'anno è quasi schiacciante. Andiamo tra pochissimo anche ad analizzare i vari aspetti di calciomercato. Alfredo, volevi aggiungere qualcosa? Ho sentito male? No, intendo dire che un altro profilo che va seguito è sicuramente quello di Martial, che ha un contratto in scadenza, bisogna capire se con l'opzione lo United cosa accadrà con Mourinho. Martial è un altro, è un attaccante che sta facendo bene nell'ultimo periodo, che l'ha seguito prima la Juve, poi l'Inter, poi è tornato la Juve. Ecco, in questa situazione a scadenza di contratto, e penso che l'Inter andrà a italianizzare un po' di più. Avevamo parlato diverso tempo fa di Biraghi, Barella, Mancini, sono tutti ragazzi
insomma, per forza deve andare a prendere i campioni consacrati. Martial è un fenomeno dal mio punto di vista ed è un attaccante che ha dimostrato di poter fare la differenza, quindi mi aspetto la Juve più proiettata verso giugno, non obbligatoriamente per gennaio, e l'Inter che adesso andrà a caricare su gennaio qualcosa in prospettiva giugno per cercare di ridurre questo famoso gap.